Le vie dell'amicizia sono arrivate a Loreto. Dopo il concerto al santuario di Nostra Signora di Lourdes, il maestro Riccardo Muti è giunto a Loreto per il concerto legato al progetto Le vie dell'amicizia, un lungo itinerario promosso da Ravenna Festival, partito molti anni fa da Sarajevo, che attraverso la musica e l'arte desidera portare un messaggio di pace. Gli artisti che già nella sera del 13 con le prove hanno regalato un momento di altissima arte e spiritualità sono l'Orchestra Giovanile e il Coro Luigi Cherubini, il Coro Cremona Antiqua e l'importante presenza del Coro del Teatro dell'Opera Nazionale d'Ucraina. Ad aprire il concerto l'importante intervento di Sua Eccellenza Monsignor Fabio Del Cin, delegato pontificio di Loreto, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa fin dal suo inizio e che ha ringraziato il maestro Muti per aver scelto il santuario della Santa Casa quale luogo per testimoniare la pace e ha letto ai presenti il telegramma ricevuto con le parole del Santo Padre. Questa manifestazione è nata lì, sul sagrato della Basilica, alcuni mesi fa, quando ci siamo incontrati. E la signora Cristina mi ha presentato con grande entusiasmo e passione il progetto Ravenna Festival, Vie dell'Amicizia. E ho detto subito, questa manifestazione si deve fare anche a Loreto, perché i valori di questo festival sono i valori del messaggio della Santa Casa, messaggio di speranza, messaggio di fraternità e di pace. Perché nella casa di Maria non possiamo non sentirci tutti fratelli. Ecco il motivo di questa grande manifestazione. E grazie a tutti coloro che l'hanno permessa. Vi invito anche a rivolgere un pensiero alla Santa Casa e a colei che la abita, la Santa Casa. E un pensiero che sia un pensiero di invocazione di pace per tutta l'umanità e di concordia tra i popoli. In questo momento un pensiero lo rivolgo anche ai nostri amici ucraini presenti qui a Loreto e nelle Marche e in ogni parte d'Italia e di Europa. A questo nostro momento si unisce anche l'augurio del Santo Padre. Ho ricevuto dal segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin il telegramma che di cui do lettura e dice: il Santo Padre Francesco rivolge il suo cordiale saluto ai partecipanti alle vie dell'amicizia di Ravenna Festival promosso dal maestro Riccardo Muti in collaborazione con codesta delegazione pontificia per diffondere un messaggio di pace e di fraternità. Sua Santità esprime apprezzamento per il significativo evento e nell'unirsi spiritualmente ad esso, incoraggia a proseguire l'impegno di riaccendere nei cuori la speranza e favorire percorsi di solidarietà e di concordia mediante il linguaggio universale della musica. Con tali sentimenti, egli è lieto di inviare ai presenti tutti la benedizione apostolica, con un pensiero speciale per gli orchestrali e i coristi. Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Dopo il saluto dell'arcivescovo, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia ha rivolto il suo saluto, ringraziando per l'esempio di unità che trasmette il concerto, unendo insieme artisti italiani con artisti ucraini. È piacevole che la lunga collaborazione ucraino-italiana nella sfera musicale abbia trovato la sua incarnazione nel concerto di oggi, che non è solo la simbiosi delle due ricche culture musicali, ma anche il gesto di straordinario sostegno per le artiste ucraine. E adesso diamo la parola alla musica e, come ho detto mille volte e lo ripeto non nel segno di un arteriosclerosi galoppante per cui uno ripete le cose 100 volte, ma è una frase che io avevo letto di Sant'Agostino che rimane per me una frase fondamentale: cantare amantis est, cantare, fare musica è di colui
che ama. E nella parola amore con la maiuscola ci sono tutti i sentimenti di armonia, di bellezza, di pace che noi stasera proclamiamo in questo luogo santo a gran voce. Le note di Vivaldi, Mozart, Verdi e i canti tradizionali liturgici ucraini hanno accompagnato i presenti in un viaggio nell'arte, nella storia e nella preghiera. Nel centro del concerto una donna e una bambina hanno intonato un canto alla Vergine Maria. Poco prima dell'inizio del concerto, questo canto è stato eseguito all'interno del santuario, con il coro ucraino e il coro italiano, dove il maestro Bogdan Plisch ha ringraziato per questa unione nella preghiera a Maria, ricordando quanto proprio in questi giorni sta accadendo di drammatico in Ucraina. Два повідомлення. Tutti noi nel mondo dobbiamo unirci in preghiera per la pace e ognuno deve essere consapevole di essere importante e non pensare che la sua preghiera sia inutile. Proprio in questo momento, antecedente il concerto, un musicista ora arruolato come soldato al fronte ha desiderato portare la sua musica al coro presente, donando queste note ai piedi della Santa Casa. Poco dopo ha fatto ritorno in Ucraina per riprendere il suo impegno di soldato per la difesa della patria. In questo momento si è creata una metamorfosi. Una persona che fino a qualche mese fa creava arte per gli altri, ora imbraccia le armi per difendere la patria, la casa e la famiglia. Con il concerto numero 1 per corno e orchestra in re maggiore di Mozart, il palco ha accolto Felix Klieser, un musicista senza braccia, un cornista straordinario che ha dimostrato quanto sia possibile superare i limiti imposti dal corpo. La luce è poi passata al sagrato della Basilica, dove due ballerini ucraini hanno danzato sulle note melodiche delle composizioni ucraine. Due danzatori uniti nella vita, una famiglia nella casa di Maria. Per noi è importante essere qui e anche un grande onore. Qui, nella Basilica dedicata alla Vergine Maria, ho pregato per chiedere la fine della guerra e il dono della pace. In Italia ogni città è bella, ma essere in questo momento a Loreto, in un luogo così importante spiritualmente, è ancora più forte, come è un onore collaborare con grandi maestri italiani. Це як вищий рівень для нас. В цьому домі, домі Марії. Essere qui in questo momento con la famiglia, siamo qui anche con nostra figlia, è molto importante ed è molto importante anche questa amicizia tra gli artisti italiani e ucraini che per noi ha un altissimo valore. Дуже довгою і такою родинною, теплою. По-перше, це здоров'я моїх дітей. Come per ogni padre, chiedo a Maria la salute per i figli e che possano crescere in un paese in pace, senza guerra e nella gioia, ed è quello che spero in Ucraina. Oh,
Questo concerto ha rappresentato certamente un momento di altissima arte e professionalità, donando in più anche il tempo della preghiera. Lo Stabat Mater e il Te Deum di Verdi, che hanno coinvolto la platea, hanno suscitato emozioni di fede, ringraziamento e in questo tempo così incerto la certezza di un Dio presente in quelle ultime parole: «In te speravi, non confundar in eternum». La musica è un linguaggio che, diciamo, senza parole comunque comunica qualcosa. Non c'è bisogno di parlare, non c'è bisogno di... in qualche modo esprime comunque la musica. E questa unione anche del coro italiano, il coro ucraino, ci sono dei musicisti ucraini nell'orchestra e Le vie dell'amicizia parla anche proprio di questo, dell'unione tra i popoli, tra culture diverse, fratellanza. Beh, è stata una bellissima esperienza, poi suonare una cornice così bella, ricca di storia, poi con una cattedrale così ricca di... cioè, crea delle belle emozioni suonare qui. La conclusione è stata affidata ai bambini del coro Voci in Canto, che sulle note dell'Ave Verum Corpus di Mozart, accompagnati dall'immagine della Vergine Lauretana, hanno gremito il sagrato della Basilica Pontificia, con i loro fiori in mano e le loro voci bianche. È stata un'esperienza unica anche delle emozioni, perché ci sono state anche emozioni negative, perché molti amici miei anche sono andati in panico, perché, e poi invece quando ci siamo trovati davanti anche con Muti ci siamo molto più tranquillizzati, perché è stato fantastico. Insegnato più a stare con gli altri e anche a stare, diciamo, un po' più tranquillo quando ci sono delle persone, diciamo, più alte, ed ascoltare di più, perché nelle lezioni dovevi stare attentissimo, se no potevi sbagliare qualcosa e far andare in fallo tutto il concerto, diciamo. Siamo divertiti anche con gli amici, abbiamo scherzato e, diciamo, la parte in cui ci siamo sentiti un po' più in panico quando ci hanno fatto tutte le foto, perché è stata la prima volta, insomma, in cui abbiamo avuto così tante tensioni. Il concerto, che si è concluso con un lungo applauso, è un evento che resterà indelebile nella memoria storica del Santuario della Santa Casa di Loreto.